2000 like per la seconda parte. Bella questa fontanella, eh? Benvenuti in questo Catanzaro food vlog. Food vlog, food tour, qualcosa del genere. Mo spieghiamoci un attimo. Allora, cerchiamo di capirci un attimo qualcosa. Sono le 13.30, io c'ho fame, a parte anche caldo. Sto qui in piazza Matteotti, molto carino, con la fontanella, i piccioni che si fanno la doccia. Insomma, diciamo che la vita ci sorride in un certo senso. Ci dovrebbe essere una trattoria qui vicino, proprio qui in centro. Trattoria Talarico, o Talarico, o come si pronuncia. Cucina tradizionale. È una delle migliori in cui si può mangiare in centro, proprio pieno, a Catanzaro. Consigliata da Angie. What the fuck? Se c'è qualcosa che non va, se qualcuno se la vuole prendere con qualcuno, prendetevela con lei, perché io non c'entro niente. Lei è di Catanzaro, quindi io l'ho chiesto a lei, mi ha detto: guarda, c'è sta questo, c'è stava c'era una volta. Tecnicamente, raga, il cibo esisteva o è stato inventato? Perché effettivamente le ricette sono state inventate, ma il cibo tecnicamente è quello che già esisteva sulla terra e abbiamo usato per fare il cibo. Vabbè, creiamo un dibattito filosofico nei commenti magari. Comunque, trattoria 2T aka Talarico Talarico. L'ambiente è proprio da trattoria, ovvero appena si alza magari qualcuno e ha finito di mangiare, si sparecchia subito e si riapparecchia per i prossimi che stanno entrando. Quindi è tipo all'Osteria dell'Orsa che ho provato a Bologna, che non sono riuscito a entrare perché non c'era tempo. Però molto bello, molto rustico, devo dire. Sono iniziati ad arrivare gli antipasti con capicollo, olive nere e pecorino. Un antipastino leggero. Un botto di pane, un bel po' di pane. Hai capito quanto pane? Questo è pane per quattro persone. Me l'hanno portato a me da solo. Vengono molti, magari da lavoro, qua, impiegati, eccetera, a mangiare spesso. Il menù cambia ogni giorno. In generale adattano sempre il menù, fanno diversi tipi di cose, ed è difficile metterlo su carta in generale, quindi non fanno mai sempre le stesse cose. Diciamo che il menù non c'è. In pratica tu vieni qui, ti siedi e dici: oh, oggi che c'è stata magna? Quindi un po' ti fidi. È un po' quella trattoria di fiducia. Non me la sento di definire la turistica per il metodo che hanno di servire le cose. Pecorino, guarda che simpatico, morbidissimo, manco sembra pecorino, è super morbido, proprio super tranquillo. È un po' un'incognita, c'è il rischio di pagare o tantissimo o poco, barra giusto. Capicollo, cioè sembra tagliato a mano, o comunque in generale tagliato sul momento, non so, fettazze proprio da commercio, mettiamola così. Poi ci stanno le olive, molto tranquille, non denocciolate, mantengono un po', diciamo, il sapore. Un bel antipasto tranquillo, bello saporito. Quando venite in questi posti e vedendo il pane con questi antipasti, è impossibile non fare un ben panino, ma penso sia fatto apposta, raga. Bello duro da spaccare. Ma raga, ma che non te stai a fare il panino di capocollo e pecorino? Questa è la wave, questa qui è la wave. Ma che vuoti che fa, raga? Tutto bello, vi faccio vedere quanto è morbido il pecorino. Cioè proprio o squagliate. Spero non mi spennino, perché stavo a dire prima che si scaricasse la memoria, prima che finisse, insomma, ecco, che io, avendo un budget che devo avere ben chiaro per estendere un po' le spese durante l'arco della giornata, non vorrei spendere già mezza fella qua così, sarebbe un problema. Quindi, non essendoci un menù, né i prezzi né nulla, è tutto così rustico, da trattoria old school, spero di resistere. Non devo mollare. Panino con capocollo, tonno e pecorino. Questo è solo l'antipasto, ci tenevo a specificarlo. Vale più la pena mangiarli separati. Non sanno di niente uniti insieme, si annullano a vicenda. Le olivette però sono uno snack carino, morbide, tonno carismatico, mi racconta un paio di barzellette. Uno stand-up comedian, quasi. Amatore però, non è ancora arrivato. Mamma mia, adoro queste cose. L'ex titolare con i figli. Simpaticissimi, strasimpatici. Mi hanno portato qua. Oddio, raga, non mi ricordo mai i nomi, raga. Io vi giuro, la cosa che faccio più difficoltà è ricordarmi i suoi nomi. Comunque, eccolo qui, bello col pane, con l'interiora del capretto o qualcosa del genere. Non mi ricordo, comunque carne in generale, pane, molto bello, inzuppato tra l'altro nel sugo e tutto quanto, eccetera, eccetera. Bellissimo, c'è il titolare che veramente una simpatia unica. Mi sono fatto la foto con lui, mi hanno chiesto: facciamoci la foto e tutto quanto. È super social, super simpatico, raga, lasciamo perdere. Cioè proprio, giustamente mi hanno visto che stavo riprendendo e abbiamo interagito un po'. Piatto tipico catanzarese, ok. La mattina presto sono.
come colazione, mazza forte, forte come colazione, sì. Dalle 7 in poi? Ah, bella, a Catanzaro, alle 7 di mattina, vino, così, bellissima questa cosa. Per esempio io stamattina ho fatto colazione con cornetto, qua la gente fa colazione con questo e un bicchiere di vino. Mamma mia, bollentissimo, c'è una bella consistenza forte, super piccante. Questo è un piatto tipico catanzarese, quindi proprio specifico. Questa roba se la mangiano per colazione dalle 7 in poi con un bicchiere di vino. Mamma mia, piatto di una potenza proprio inaudita. Però vorrei provare quest'altro adesso. Anche questo ovviamente tipico, tradizionale. Ah, si è svuotato tutto, sono rimasto da solo. Ma ci stanno i carciofi, la carne, la panatura, le patate, ci sta un po' di roba. Ah, yeah, voi come mangi? Va bene, sì. Mi fa piacere, come no? Sto male. Ah, raga, è il boss, raga. Vi giuro, è incredibile. Non ho mai visto uno così contento di vedere qualcuno che mangia. Bello, carismatico. Consistenza simpatica, andiamo di carne. Potentissimo, carciofone enorme. Mazza impegnativa con la cucina catanzarese. Ho preso un carciofo panato. Questo è veramente bello. Il panino pure spaziale, complicato da non sporcasse però. Veramente buono, ci sta. C'ha la consistenza proprio che sei soddisfatto di mangiarla. Sei soddisfatto perché è una lotta questa. Però bello, devo dire, nulla si sbilancia. Cioè nulla è troppo salato, troppo duro, troppo morbido. Cioè lo mastichi e comunque dici, oh, il piatto c'ha il carisma. Nulla da dire. Tra l'altro c'è stato anche Chef Rubio, vi ho fatto vedere appunto che insomma si sono fatti la foto con l'ex ormai titolare. Mi hanno spiegato che hanno fatto un rinnovo incredibile dopo che appunto lui ha smesso di gestire questo posto e tutto quanto. Qui c'è da menzionare una cosa. Cioè la birreria degli amici, da cui dobbiamo andare tra poco. Dovrebbe fare roba buona, insomma, salati. Mo aspettiamo che apra effettivamente. Dovrebbe essere bello, bello fresh appena aperto, quindi confido in lui. E giuro, mi è proprio difficile scegliere. Mi è proprio difficile. Qui, raga, non potete capire quanto ho rosicato perché l'audio non è stato registrato. Comunque loro fanno tramezzini, panini in generale, a prezzi abbordabili, quindi spacca. Ho preso un tramezzino piccante, questo qui col salame appunto piccante, e un panino col guanciale, che si chiama proprio guanciale. Costa 6 euro. E questo qua con peperoni, se non sbaglio, provola affumicata, pomodori, salsa barbecue, un botto di roba. Qua mi è cascato un pezzo di peperone e dai, comunque ho goduto, me lo so accollato, era anche abbastanza grande perché questa che avete visto è soltanto la metà del panino, infatti mo bam, c'è sta l'altra metà, quindi capite che è un bel po' di roba, volendo potete pure smezzare in due. Quindi sono rimasto piacevolmente sorpreso, bravi. Stiamo tornando in centro perché dobbiamo fare una cosa molto importante, ovvero mangiare, come sempre, come qualsiasi cosa fa parte del mio contenuto, e andiamo a provare un po' di pizza o panini. Tocca vedere perché su Google Maps non c'è sta scritto quando apre, quindi andiamo a controllare. Io faccio questo appello perché lo dico sempre, ma voi no? Se dovete gestire un locale, dovete curare l'aspetto di un locale, curate tutto l'aspetto, no? A parte il cibo che vabbè, però sapere quando apre eccetera sarebbe gradito per evitare spiacevoli passeggiate extra, insomma. C'ho una fame, raga, che non potete capire. Manco ho fatto colazione, quindi sto proprio andato, stamattina. Sto tipo a mezzogiorno, mi sono svegliato alle 7:30 circa per lavorare, per fare un po' di robette. Voglio veramente mettere qualcosa sotto i denti, cioè. In realtà mi correggo, sono le 12:30, neanche le 12. Qui non ci stanno marciapiedi, quindi... No, in realtà ce ne sta uno, ma è minuscolo, ci stanno le macchine parcheggiate sopra. È un po' difficoltoso camminare qua, insomma. Poi sto pure in controluce, quindi che bella ripresa di merda. Da vedrete, eccola, da Totò all'anima da pizza, pizzeria, rosticceria. Ci stanno pure le panchine fuori per mangiare, quindi sono contento. Ci metto lì e vediamo un po' che ci troviamo. Prima scammata del giorno. Google Maps apre dalle 12:00-11:30, mi diceva che era già aperto, forse anche dalle 9. Quindi apertura dalle 9 fino a sera, e mi dici che apri soltanto la sera. Quindi è aperto, è tutto visibile, si può entrare, tutto quanto. Tu mi dici che apri solo la sera. Sistemate sti orari. Non è possibile che uno deve vivere all'insegna della lotteria. Uno in bocca lì e fa, vediamo se è aperto, mi faccio 1,5 km e magari è chiuso.
Che cazzo, no? Proprio lì vicino c'è Big B. Mi sono fatto portare un'acqua grande, bella in vetro, perché è importante bere. Infatti mi dimentico sempre di bere quando faccio i video, quando faccio i tour, ogni volta. Mi pio sempre le coccoline, la monsterina, qualcosa per tenermi un attimo sveglio, attivo, però l'acqua sia mai, sia mai. Infatti per questo ho fatto la spesa, ho preso 3 litri d'acqua per casa, perché sennò è un casino. Menù, tanta roba. Bello, c'è sta anche col QR code, col dinosauretto, guarda che bello. Questo è il dinosauro, quello di quando te manca internet, che sartella, no? Abbastanza abbondante. Ma anticipate, ragazzo, che questi sono tipo al... Sta succedendo qualcosa, stanno muovendo le luci. Questi sono con l'impasto di pizza tipo alla romana, tipo schiacciata. Ed è un sacco figo, perché a parte, vabbè, vengo da Roma, quindi ci può stare che facciamo una roba del genere. Qua intanto si stanno accendendo gli RGB. Ed è figo perché sono un po' più contenuti, i prezzi sembrano straonesti. Mo tocca vedere ovviamente come saranno poi la grandezza. Ho preso la 110, che è la scrocchiarella con mozzarella, melanzane grigliate, pomodori secchi e maionese, 4,50 euro. Poi mi sono preso anche un fritto, cioè di patate fritte con pulled pork, che mi hanno consigliato. Comunque ci stanno pure l'insalatone, i piatti, gli hamburger, ci sta un po' di tutto comunque. Avete visto prima almeno, quindi che devo sto di affare. Mi sono arrivate le patate con il pulled pork, raga, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ci avete presente le patatine quelle in vaschetta, quelle volute col bacon, con la salsa cheddar, quella del Mac? Ma beccate questa, tia, ma lascia perdere la roba. Nulla, contro il Mac, però, sì, pare veramente mega evoluzione di quello. Pulled pork e patatine, tia, col ketchup. Guarda che roba. Patata artigianale con pulled pork. Hai capito, eh? Fatte le bollente. Ma una cosa fuori testa, quant'è? Oh, la patata è un sacco morbida. La patata stramorbida. Mamma mia, che bella scoperta. Proprio una bella scoperta. Allora, se non fosse che mi ha ustionato, mi sta simpatica. Questo è un bel... antipasto. Raga, sta patata, ma poi con la buccia qui, cotto con la buccia, interessante come cosa. Mo non so se effettivamente ci sta, è giusto oppure no, però vedi, non l'hanno depilata, quindi ti dirò, devo vedere se mi piace effettivamente così. Oh, ma lo sai che anche non depilata è tanta roba, me la collo di brutto. Pensavo mi desse un po' fastidio, capito? Invece al palato è scrocchiarello, quindi figo. Voglio provare gli straccetti e basta. Morbidi, poi col ketchup spaccano. Oh, nell'attesa che mi preparano la scrocchiarella, questo è un bel piattozzo. Ci sta. Però c'ho la lingua ustionata, ma è un problema. È arrivata la scrocchiarella, ergo la schiacciata, la pizza bianca, la focaccia, come la volete chiamare, insomma. Tieni. Aspetta, provo a fartela sentire, ma sarà difficile. Lo senti che crocchia? Non ci penso io, fammi mangiare un paio di pulled pork in più, eh. Allora, è un po' unta sotto. Questo un pochino mi tilta. Piamola con la carta. Allora, una bella schiacciata. Fior di latte, pomodori secchi e melanzana. Non so se si vede. Comunque, andiamo a provarla. Qui è molto unta. Qua sopra è molto croccante. Vediamo che sound va. La maionese è come se si sente. Sotto un po' di acqua di mozzarella si è fatto. Allora, non sono un grande fan delle melanzane grigliate, però è una bella combo. Maionese invade un pochino, devo dire, ma la mozzarella di sottofondo, i pomodori secchi hanno la loro personalità, hanno il loro perché. L'unica cosa che avrei da dire è che la mozzarella cola troppo, la asciugherei, ma forse questo magari per i gusti dipende. Io personalmente preferisco la mozzarella un po' più asciutta, proprio a livello pratico comunque. Cioè guarda, io azzarderei a provarne una un po' più semplice, ma vediamo. I pomodori secchi sono stati una scoperta. Da quando l'ho scoperto da Donato, lo conoscete. Anzi, se non hai visto il video in cui provo i monti lattari, nelle schede, già lo sai. E lì faccio anche un piccolo esperimentino. Anzi, sai che faccio? Perché io sono proprio scocciato. Io questa la apro e ci metto dentro le patate col pulled pork, servete, bam, lo stai a fa'. Io me lo merito, io mi sono preso il pulled pork con le patate, io me lo merito di mettere tutto quanto qua dentro, schiacciata col pulled pork, ma che ne sapete, stiamo a parlare. 5 euro di patate pulled pork più
3,50, una schiacciata con solo mortadella, bam, li fondete insieme. Diventa un po' alto budget come situazione, però secondo me spacca. Ma di che stiamo a parlare? Lascia perdere proprio, mamma mia. È arrivata la scrocchiarella con solo mortadella. Vogliamo farlo? Va bene, lo famo. Ma vuoi veramente vedere una scrocchiarella fumata? Te, bada come la fuma questa. Bada come la fuma questa. Mo però tocca raffreddarla, perché sennò veramente incandescente. Io non me la metto dentro incandescente, non farò questo errore. Cioè guarda dentro com'è. Dentro, fuori, cotta praticamente perfetta, bollente, infatti aiuto. E mo dobbiamo fare le cafonate con le patate, col pulled pork, con la mortadella. Cioè guarda che roba, pure sotto. Odore sopraffino. Questa qui, la più semplice che trovate sul menù, 3,50, farcita normale. Ovviamente non è un grande spettacolo, è un po' ristretta dovuta alla cottura, però regà, 3,50 tranquillo, diciamo, cioè non c'è da strafare né nulla, quindi abbastanza sobria come situazione. Andiamo a sentire il suono e il sapore. Senti? Scrocchiarella. Questo è un bel brand. Una scrocchiarella, perché scrocchia è proprio bello. Poi lasciamo sta coppiato la pizza bianca farcita alla romana in una panineria artigianale catanzarese. Lasciamo perdere quello, per carità. Però vogliamo veramente parlare. Ci sta, è carino. Unica cosa, perché sono un figlio di puttana, metterei l'opzione, come quando ordini magari su Just Eat, l'opzione più 50 centesimi e ci metti quello che vuoi. Allora, gaff incoming, magari non lo so, ma se ti puoi costruire i panini, le focacce, eccetera, va de Cristo. Io ci metto 50 centesimi in più, stuc, e ci metto più mortadella. 4 euro. Ma mangio comunque. Non so se avete visto il mio video sullo street food bolognese, che c'è stava maialetto che faceva appunto queste robe. E tu potevi anche costruirtela. Partivi da 2,50 euro, solo la focaccia. Ci mettevi 1 euro di salame, 50 centesimi di pomodori, qualcosa del genere. E te la costruivi. Quello spatta. Secondo me come formula, mo glielo chiedo se c'è sta. Sarebbe veramente vincente, perché uno può fare quello che gli pare. Bam. La apri. Prendi qua la patata. Quella che rimane. Ce la schiaffi dentro. C'è via il pulled pork. Ma prendi il pulled pork che rimane, ce lo schiaffi dentro e ti crei un panino, mortadella, patate artigianali, pulled pork. Chiudi, anziché ancora la fumava, magari capirai. Vedi come si è triplicato lo spessore. E mock. Fuori di testa. Fuori di testa. 5 euro. 5 di patate, pulled pork or ketchup. Ho farcito due schiacciate, insomma, scrocchiarelle, e me ne sono pure mangiate così sul piatto. Vi posso dare un consiglio: se venite qua, prendete le patate col pulled pork, le pigliate tipo in 2-3, poi pigliate una schiacciata a testa e ce le ficcate dentro. Se voi fidate di me, cioè, pure il bagno è bello, non so se ci siamo resi conto, eh. Guarda che bello, questo è eccesso. Vabbè, ok, qua tutto bello, insomma, ci sta. Ah regà, che gli vuoi dire? Hanno spaccato, mangiato tutta quella roba, 15 euro totali pagati, mo vi dico un attimo da che cosa dipendono, vediamo. Ci abbiamo praticamente un'acqua naturale grossa, 2 euro, top. Patatine con pulled, 5 euro, la scrocchiarella, la mortadella, 3,50 e la scrocchiarella, la mozzarella, quindi la mortadella a pomodori secchi, melanzane grigliate e mozzarella, fior di latte, 1 euro in più. 1 euro in più, quindi secondo me vale molto più la pena pià qualcosa già pieno che altro, magari da pià, tipo che ne so, una roba già piena da 4,5, 5 euro, una cosa del genere, e poi... Bam, c'è proprio ce lo versi a cascata sopra le patatine, il ketchup, eccetera, eccetera. Quindi 15 sbleuri, super onesto. Ho mangiato come un bufalo, potevo mangiare per 2 e per 3 anche. Tanta roba. Ah, regà, se siete arrivati in questo punto del video, vi voglio tanto bene, sei importantissimo per il canale. Quindi metti like se ancora non l'hai fatto e iscriviti per non perderti altri video. Quindi clicca anche il videino che ti è apparso qui a caso, magari fa per te.